Le borse europee chiudono in rialzo con Piazza Affari positiva sulla formazione del nuovo governo e la fine dello stallo politico. Il FTSE MIB segna un rialzo dell'1,49% con lo spread tra BTP Bund decennali in calo. A Piazza Affari corre il comparto bancario, il più penalizzato dell'ondata di vendite degli ultimi giorni. Banco BPM balza l'8,45%, BPER del 7,87% e UBibanca del 5,70%. Rialzi di oltre 5 punti percentuali per Saipem e Azimut. Maglia Nera invece, dopo una seduta altalenante, per FCA meno 4,53% dopo la presentazione del nuovo piano industriale al 2022.